Buone intenzioni, buone intenzioni. Si dice che la strada per l'inferno sia lastricata di buone intenzioni. Mentre il mare faceva ballare il traghetto e le onde si infrangevano bagnando il ponte, Arianna pensava agli ultimi 6 anni delle sue buone intenzioni. E ora la distanza che la separava dall'inferno del suo passato si stava azzerando alla velocità di 20 nodi. La giornata era pesante di freddo e il sole pallido dietro le nuvole non riusciva a scaldarla. Ma Arianna non voleva rientrare al chiuso, nonostante gli schizzi di salsedine, il vento incessante, il verso lamentoso dei gabbiani, restava all'esterno, dritta, a fissare l'elba, come fosse un nemico, come se l'isola tutta potesse all'improvviso issarsi e prendere vita, un dinosauro gigantesco, sopito da tempo, risvegliatosi solo per ingoiarla. Il telefono continuava a vibrarle nella tasca della giacca. Non era il momento di rispondere. Aveva ancora un po' di tempo tutto per sé, per rendersi bene conto di cosa comportasse affrontare ciò che per tanto tempo aveva così ostinatamente rimandato. Solo poche ore prima era a una festa, beveva vino raffinato e rideva alle battute di semisconosciuti. Una serata come tante nel cuore della sua sofisticata Milano. Dopo aveva passeggiato lungo i Navigli, sola, a tarda notte, sicura di sé e senza paura di nulla e di nessuno. Quando aveva voltato l'angolo e visto Riccardo fuori dal portone di casa sua alle 4 del mattino, sapeva già che era successo qualcosa di grosso. Dove eri finita, tesoro? È un'ora che ti chiamo. Mi è morto il cellulare, che succede? Benedetta Canè, l'hanno trovata. Il corpo le era sembrato evaporare in pochi istanti dentro una vertigine. Viva! Riccardo aveva annuito e poi sorriso. Ha chiesto di te. Vuole parlare con te, tesoro. Con me? Arianna visualizzò perfettamente che ci sono occasioni nella vita in cui dire di no non è contemplabile. Questa era una di quelle. Osservò Riccardo, il suo capo. Era vestito di tutto punto e sbarbato di fresco, l'eco di un giornalismo d'altri tempi, in cui le notizie erano fresche di mattina presto, fragranti come il pane sulla carta appena stampata. Era l'occasione della vita. Non importava quanto le sarebbe costato, ci si vende anche l'anima per opportunità del genere. E forse era esattamente quello il prezzo che si sarebbe trovato a pagare. Dammi solo il tempo di fare la valigia. Amici di Giallo e Cucina, questo era il primo capitolo di La Star, il mio nuovo romanzo edito Giunti. Spero che possa finire presto nelle vostre mani e conquistare i vostri cuori.